Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Super Mario Sunshine. Iniziamo da questa X, perché queste monete blu sono a doppia via. E quindi in pratica ce ne sono diverse che ho lasciate in giro nei vari mondi. Perciò sì, sicuramente sì, frena. Ok, se no rischiamo di andare in acqua direttamente. Tanto qui ci arriviamo con largo anticipo. La differenza rispetto... Ve lo ricordate quando avevo preso la prima al contrario? Ecco, la differenza. L'altra lampeggiava, l'abbiamo presa per un soffio. Questa invece l'abbiamo presa proprio largamente, tranquilli, rilassati. Mi avete detto che ci sono dei soli qui. Lo so, ragazzi. Che fa? Mi sposta? Lo so, ragazzi, tranquilli. Eccone uno qui. Ma al momento, vedete, è chiuso. Non ci posso entrare. E a meno che ho visto... Ah no, non mi ha sbloccato il turbo. Perché avevo visto qui che c'erano queste tre casse e ho detto, magari se ci sblocca il turbo forse riesco a aprire quelle porte schiantandomi contro. Poteva essere un'idea, peccato che ancora non la potremo sperimentare. Io nel frattempo sono un attimo... non so neanche io che cosa sono, perché è di poco fa la notizia, che c'entra niente con Super Mario Sunshine per carità, però è talmente importante che mi sembra giusto che dirla un attimo qui. Surf e Safari sui calamari, l'episodio 2 che andremo a giocare di Porto Giocondo, che Microsoft ha acquisito Xbox Zenimax in pratica. What? Da serie? Che cavolo sto leggendo? Questa è stata la notizia che hanno fatto uscire poco fa, dell'annuncio che aveva detto effettivamente Microsoft che avrebbe fatto, e l'ha fatto l'annuncio, alla faccia dell'annuncio. Allora, no. Ma Mario, qual è il tuo problema? Questo è il tuo problema, perfetto. Che sto anche giocando, portando avanti Galaxy, e quindi ZL ti permette di accucciarti e di fare questo salto in pratica. Ce la faccio? Ok. Allora, io vi ringrazio sempre per i commenti che sicuramente mi avete lasciato anche sotto lo scorso episodio. Piano piano li leggo, tranquilli, non ci sono problemi. Piano piano leggo tutto e vi rispondo soprattutto a tutto quanto. Intanto da notare come io abbia premuto correttamente R e non L, e questo è già un miracolo, un mezzo miracolo. Alcuni di voi mi hanno detto che, almeno nei commenti che ho letto, nei messaggi privati, non mi ricordo dove me l'avete scritto, ma mi avete detto che in pratica le monete blu dovrebbero servire solo per i soli custodi, che io nello scorso episodio mi sa che ho anche chiamato cuore. Presumo, mi è sembrato, perché non mi ricordavo come si chiamavano, sicuramente sarà chi me l'ha fatto notare, e lo ringrazio ovviamente. Avete ragione, intendiamoci, avete perfettamente ragione. Ciao, sono il surfista dei calamari. Vuoi fare un po' di surf? Allora sali, cosa aspetti? Ah, guarda che se cadi non mi assumo responsabilità. Quindi tieniti forte e fai attenzione. Questa è una figata pazzesca. Non so, quello viola mi piace di più. E come... cioè, come andiamo? Questa potrebbe essere un livello buono per arrivare a 100... tipo a 100 monete. Che io non lo farò assolutamente, ma... No! Dannazione! La moneta blu! La domanda è, mi rimane o no quella moneta blu? Devo rifare per forza questo livello? Lo scopriremo. Vuoi farti un giro? Ma anche sì, certo. Ok. Puoi vincere un premio fantastico. Va bene. Vedo che è a tempo. Ok. Questo mi ricorda tanto Galaxy, appunto, che, ripeto, sto rigiocando per cercare di arrivare a fare... No! Mamma mia. Non a fare no, ma... A... Wow! Grande frenata, botta pazzesca, ma va bene così. Fare il finale con Luigi, che è quello che ci mancava, è per quello che lo sto rigiocando. Spero apprezzerete la cosa. Ma si frena anche, io non oso premere per ora alcun pulsante vario, perché non mi sembra il caso. Questo è un buon modo per scorciare effettivamente questo, non quello lì, ma per il resto sono buone scorciatoie. Come è andata? Che ci dice? Come stendiamo un velo pietoso? La tua prova non è stata un granché. Forse prima è meglio che gareggi con i bambini. Cioè, mi ha appena offeso pesantemente e malamente, o sbaglio? E mi ha anche buttato fuori dal livello. Cioè, queste offesone gratuite così buttate lì.
Quanto erano cattivi però i giochi vecchi, eh? Quanto erano cattivi i giochi vecchi? Questo è una cosa che ci si dimentica. Poi piano piano si reimpara tutto insieme, appunto ricordandosi di quanto erano cattivi i giochi vecchi. Bene, ottimo, perfetto. Noi intanto ritorniamo qui, ce lo rivediamo un'altra volta. Ottimo, cerchiamo stavolta di prendere qualche moneta in più, soprattutto di... ah, tra l'altro vedo che non me le tiene salvate. Ma ha un conto generico forse delle monete? Io questa cosa devo ancora capirla, avete cercato di spiegarmela? Non ci credo, l'ho mancata anche stavolta. E quando è che bisogna saltare allora esattamente? Certo, mi potreste almeno dire dei tasti se c'è un... non lo so, un... Ah, c'è un salto, ok, che è positivo. Ma credo io di aver perso tutto il tempo quando c'erano quelle specie di tornanti che si potevano fare in altro modo. Tipo... Bah, non credo di aver scorciato, anzi credo di aver preso una mezza allungatoia qui. Però c'erano dei punti dove si poteva palesemente scorciare. Ora... Tipo... Ho fatto schifo la scorsa volta, ma allora... Schiantarsi e non concludere il livello è positivo, in pratica. Anche se mi ha azzerato le monete che ho preso. Questa è una cosa un po' particolare, onestamente. Devo un attimo rivederla poi in fase di montaggio, perché è una cosa abbastanza particolare. Non ho trovato il modo di frenare. A meno che non si freni con X... Y, niente. Mi funziona questo? Mi funziona? Mi sono perso un attimo, ora vi spiego perché. Non è che mi sono perso così e l'ho presa a caso. Ho premuto X e ho visto che in basso a destra funziona questo. Ok? Funziona anche quando siamo qui? No, assolutamente no. Ok, va bene. Abbiamo perso un po' di tempo, ma c'era da testarlo. E lo spruzzo non funziona neanche quello normale. Va bene, ora lo so. Va preso molto bene, va calcolato un attimo. Un attimo, va calcolato veramente bene il tutto. Qui intanto ho rischiato tantissimo, stupidamente anche. Ottimo così, perfetto. Qui prendiamola troppo larga, troppo larga. Detto magari ce la facciamo, qui facciamo il saltino, almeno andiamo a palla dall'altra parte, perfetto. Che poi a palla rallenta anche il salto, quindi non so. No, no, schianta. Okay. Questa era voluta. E sapete perché? Perché ho visto che stavamo per rifare i 45 secondi. E quindi mi viene il dubbio, ma si può scorciare saltando alle pareti? Io ci provo, adesso. Provo con voi, poi altrimenti dopo taglio e vediamo un po' cosa riesco a fare da solo. Ma questa la devo provare. Vabbè, questa prima parte non si taglia. Ok, va bene, d'accordo, tutto a posto. Ma più avanti, la parte dove perdo tanto secondo me non è questa, bensì è quella successiva. Perché c'è una zona tipo questa. Ah, allora si può fare. Si può fare, cavolo. Cavolo se si taglia. Ok. Dovrei essere sotto i 40 secondi. 36,98. Vediamo un po'. Yes! Vai così! E si taglia di brutto allora lì. E infatti è anche il punto dove perdiamo più tempo in assoluto. Quello. Ok. Comunque, giusto per chiosare su Microsoft che acquisisce Bethesda e quindi e Zenimax. Cioè, acquisisce Zenimax e quindi Bethesda. È una cosa allucinante. Perché? Perché credo, suppongo, al momento, anche se non c'è ancora una conferma quando ve lo sto dicendo, presumo che i giochi Bethesda usciranno sul catalogo Xbox Game Pass, presumo, e anche per PC, ed è una cosa enorme se ci pensate, cioè praticamente il giorno prima della prevendita delle Xbox Serie X, o comunque della nuova Xbox, a buttare una cosa del genere, un annuncio del genere, è una bomba pazzesca. Cioè è venuta voglia a me, che non mi serve, di prenotare una Xbox One, una nuova Xbox. Perciò
Immagino che chi invece era indeciso, eccetera, presumo se gli piacciono i giochi Bethesda, tipo Fallout, tipo The Elder Scrolls, eccetera, dovrebbe... Cioè, molto probabilmente l'ago della bilancia si è spostato leggerissimamente tanto verso Xbox. Poi, vabbè, vediamo, vediamo. Io per ora ho prenotato PS5, per chi se lo stesse chiedendo, il sole custode ingabbiato. Ok. Anche perché ho un PC momentaneamente, quindi non me ne faccio niente di... Xbox al momento, poi vediamo più avanti quando questo PC diventerà un po' obsoleto e vediamo un po' che cosa succederà. Ecco, insomma, magari la prenderò. Che ne so, non lo so, vediamo. Ora, vediamo un po' di arrivare a quel sole e pensiamo a Super Mario Sunshine, che è il caso. Che è il caso. Io comunque mi devo ricordare che mi sono dimenticato una moneta blu nel livello precedente. Quindi dovrò rifarlo quel livello e prendere la moneta blu. Tanto basta. Non ci vuole poi molto. Oh, ci si agganciava. Ecco perché non riuscivo a prenderlo. Alla grande così. Ah, ma si scivola anche. Questo è interessante. No, Mario. Non lo so. Si è bloccato sopra. Sì, si blocca felicemente qui il nostro Mario. Bisogna stare un attimo attenti. Ok, proviamo a saltare qui, poi a lanciarci e mi viene sempre indietro. Va sempre dalla parte opposta. Quindi proviamo ad agganciarci dalla parte opposta. Visto che agganciarmi di là mi porta indietro, se io mi butto così magari andiamo dalla parte giusta. Non lo so, proviamoci. Anche sì, perfetto. Non l'ho capita sta cosa, ma va bene. Oh, grandissimi in questo modo. Che sono? Sono ragni. Schifo. Schifo. Quello è schifo. Non è un ragno. Quello è schifo. Si chiama schifo. Perfetto. Y. Così almeno lo schifo è rimasto di là. Ottimo. Ciao, schifo. Maledetto. Che non sei altro. Ok. Come su? Che senso? Come su? Ah, ok, c'è il gancio. Non avevo visto il gancio, ve lo giuro. What? Su quella barca non vedo niente. Però a che altezza è quella barca? Perché ci potrebbe permettere di arrivare dall'altra parte senza passare da sto gancio, che è un grosso guaio, sto gancio. Guaio enorme, sto gancio. Tra l'altro, di sopra ho visto che c'è un turbo. No, girati, Mario. Mario, girati. Va bene anche così. Tanto vai a 40 km/h, a 40.000 km di distanza. Mario! E però, se lo lasci in pratica, lui non si riaggancia più. Questa è una cosa un po' particolare. Devo un attimo impararla. Allora, qui non c'è assolutamente niente. Ma io devo andare lassù in alto. E secondo voi ce la facciamo da qui? Ma anche sì. Ma anche sì. Quindi, se non riuscite ad arrivarci dal gancio, non vi preoccupate perché ce la fate lo stesso. Lui mi dice di andare addirittura da quest'altra parte. Quindi io sto facendo cosa esattamente? Ah, c'è il gancio di là. Sento intanto il sole in sottofondo che sbrilluccica. Si sente il rumore del sole. Quindi questo era il punto dove dovevamo arrivare esattamente per prendere quel gancio. Ok, ci proviamo. Magari un po' più bassi perché ho visto che prima che saltiamo talmente tanto in alto che non ne vale la pena. Ok. Dove? Mario, agganciati, ti prego. Grande Mario! Grandissimo Mario. Ok, si vede che sto giocando a Galaxy e che quindi mi viene da fare i salti sopra i calamachi. Ma sono dettagli. Allora, capiamoci un attimo. Prima di tutto, c'è qualcosa dopo quel calamaco? Non mi sembra, onestamente. Sì, c'è una moneta blu là in fondo. Ci sono monete blu. Allora aspettate, aspettate un po' che salgo da qui. Che facciamo? Saltiamo di qui? Ce la facciamo, no? No, no. Ah! No, il maledetto no! Il maledetto no!
Il maledetto sarebbe quell'affare che ti spara, che ti spruzza. Ti spara roba? Che spruzza? Come funziona qui questo... Facciamo che sono 3 monete e le lasciamo lì. Che non vedo il motivo. Oddio, sono più di 3. Però per ora onestamente non vedo. Ci proviamo, eh. Mi volerà di sotto perché mi ha colpito. Però io... E invece non mi ha volato di sotto. Grandi. Mamma mia, ci stavo per volare da sotto. Da solo. Bene, ottimo, perfetto. Ma siamo arrivati a prendere quella moneta blu, il che era il mio obiettivo ultimo, in pratica. Quindi ok. Io ora voglio vedere una cosa. Sopra quelle monete, in teoria ci si sale. C'è un'altra zona proprio superiore. E c'è una moneta blu lì. È alla gru? Quella moneta blu? No, non è alla gru. Credo sia spostata da qualche altra parte. Però c'è una moneta blu anche là. Questo posto è zeppo, zeppo di monete blu. Ma proprio zeppo. E tutto ciò, se da una parte è positivo, è un attimo... Come posso dire? Non è destabilizzante. È che ti perdi. Ti ci perdi palesemente. Io qui ho sbagliato palesemente invece a fare il salto all'indietro. Questo era quello che volevo fare prima. Dovrei anche... Avrei dovuto riprendere un po' d'acqua, perché sono quasi a fine e sto rischiando un po' troppo, onestamente, facendo così. Però, vabbè, vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Cerchiamo magari di utilizzare il meno possibile l'acqua da ora in poi. C'è un... Perché mi dava il punto interrogativo lì? Ok. Vedete lassù sopra c'è quello che ti ridà lo spruzzo. Quindi confido di arrivare almeno fin lì. Vediamo un po' se ce la facciamo. Almeno ci riprendiamo tutta l'acqua di questo mondo. Ah, mamma mia. Ok. Allora. Ale, piano. Benissimo, ci sei ripresi l'acqua. Era quello che volevo. Là c'è la pista d'atterraggio dell'elicottero. Tu che mi devi dire? Complimenti, sei riuscito ad arrivare fin qui. Grazie. A proposito, hai parlato con quel tipo sul tetto? Chi sarebbe il tipo sul tetto? Ah, questa è la zona che dicevo prima che era di sopra. E questa è una delle scorciatoie che si possono prendere dall'inizio del livello. Ve lo ricordate? Ce l'avamo provato ad andare quassù. È proprio come in quel film, non so se l'hai visto. C'è uno che cerca un tombino ma non lo trova, perché delle casse lo nascondono. Davvero commovente. Ok, quindi la cosa da fare adesso è spaccare queste casse, perché sotto c'è un tombino, l'avevamo visto. Da sotto noi c'eravamo arrivati qui. Ah, eccolo qua, perfetto. Ci sarà da capire se queste scorciatoie rimangono sbloccate o meno. Tipo, se io ci provo a entrare, ci siamo presi diverse monete. E questo è uno di quei livelli dove effettivamente si potrebbe arrivare anche a 100 monete. Abbastanza facilmente, per la verità. Come si potrebbe arrivare di là? Ma al momento mi è abbastanza inutile, visto che ho già aperto questa scorciatoia. Quindi utilizzare anche l'altra mi è veramente inutile. Quindi scendiamo. Non mi interessa. Mi interessa tornare indietro. E più che altro mi interessa che tu mi permetta di smuovere la telecamera. Allora, qui c'è una freccia in alto. Io credo di essere nella zona giusta per procedere, per proseguire se non altro. Sti pesciozzi. Vediamo un attimo di stare calmi, tranquilli sti pesciozzi. Allora, come come si svolge qui la situazione? Non così. Fermi che non è finita. Non è finita finché non è finita. Ok, perfetto. Attenzione che qui dobbiamo rabberciarla in qualche modo. Tipo aspettando, prima di tutto. Noi dovremmo arrivare quindi a quella grata che sale.
Allora, questo è tosta la situazione. Ok, ci siamo agganciati. Girati, Mario. È lentissimo nel girarsi. È veramente lentissimo il nostro Mario nel girarsi. Yeah! Ok, ce l'abbiamo fatta. Non si sa come, ma ce l'abbiamo fatta, il che è positivo. Dopodiché, qui sotto c'è qualcosa. Direi di no, quindi l'unica cosa da fare è saltare di là. Ok. Sotto non vedo niente. E neanche qui. Quindi cerchiamo di arrivare in questo punto. Bellissimo, bellissimo questo platforming. Mi piace da morire. Mi piace veramente tanto. E questa è una delle zone in cui ci si rimane. Beh, almeno sono arrivato a prendere ste monete, no? Direte voi. E che fortunello, proprio. No, non ci vado a fare il saltaparete? Ah, che peccato questo. E allora devo ritornare indietro e rifare tutta l'altra zona, quindi. Questa è cattiva, però, se cadi qui. Conviene, sapete cosa? Conviene non utilizzare i salti normali lì. No, fermi un po', perché qua c'era la moneta. Me lo sono ricordato. Ok, facciamo questo. Poi così. No, 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 no. Non ci credo. Non ci credo. Ci provo. Io ci devo provare, ragazzi. Ci devo provare. Vediamo un po' se ce la faccio, Vai così. Dovevo, l'ho vista, dovevo, dai, dovevo, era palese che dovevo. Presa anche una botta clamorosa, ma dovevo lì fare questo. Dovevo cercare di prendere quella moneta blu. Era obbligatorio, dai. E ce n'è un'altra là, guardate voi. Ma dannazione. Deve essere quella che ho mancato. No. Questa è un'altra proprio. Quella che ho mancato non c'è. Ve lo ricordate? Andavamo dentro a quella grata là in fondo. Ed era qui sopra. Quindi quella moneta blu è solo nel secondo livello in pratica. Perciò ci sono monete che sono visibili solamente in un determinato livello. Ok, pensavo fossero in tutti i livelli tutte insieme sempre. E a quanto pare invece mi sono sbagliato. Aspettate un po', ma da qui. Io prima ho scelto una strada, ma ce n'è un'altra, no? Perché il sole è di là. Se io ora faccio una cosa del genere, tipo, e riesco a non volare di sotto, il che è positivo. No, 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 non c'è l'ingresso, non c'è un ingresso. Ok, c'è da arrivarci da sotto per forza. Quindi quella di prima era la strada giusta. Qual era la mia idea? Beh, ora ve la mostro subito. Vai Mario, grandi così, perfetto, questa era la mia idea, quello che vi dicevo prima, cercare di arrivare il prima possibile da quella parte, era tutto quello che volevo, io ora sto rischiando perché prendere questo qui non so se è la cosa migliore da fare, ma lui ci dice di arrivare in pratica a quella molla, dove andiamo a finire? Urca! Ah, andiamo a finire lassù in alto, ma non è il momento giusto questo. No, fermo Mario. Dove? Non capivo quando voleva lanciarmi cosa. Zitti tu. No, Mario. Ok, perfetto. Grandi così. E lì sotto c'è un'altra moneta blu che mi ero completamente perso. E rimarrà lì per ora. A meno che non cada, rimarrà lì, Se cado, la vado a prendere volentieri. Altrimenti rimane lì. Per ora, ovviamente, ragazzi. Non vi preoccupate che poi... Ma c'è un sole qui. Ok. Non vedevo dov'era. Dannazione, non vedevo dov'era. Non vi preoccupate perché ho intenzione di prenderle tutte le monete blu, se possibile. E... cioè, se possibile. È possibile per forza prenderle tutte le monete blu. Basta rifare i livelli, mettersi lì, cercarle senza problemi. E lo faremo, perché ho intenzione di
prendere tutti i soli custodi per vedere un po' che cosa succede. Io tra l'altro, gira e rigira, sono a 0 one up. Non è che qui c'è qualcuno che mi ridà one up tramite lettera o qualcosa del genere. No, perché inizia a essere un attimino rischiosa la situazione, ma giusto un pelo. Ok, continuiamo. Vediamo un po' dove andiamo a finire. Tra l'altro io ho le monete blu per prendere un solo custode, quindi andiamo a prenderlo. Magari mi sblocca roba. Non lo so, ci proviamo, no? Sì, sono qui per concludere un affare. 10 monete blu ce le abbiamo, ne abbiamo 12. Ok, affare fatto. Non si effettuano cambi. Non lo so. Lo sappiamo che non si effettuano cambi. Prima o poi sarà una fregatura sta cosa di non effettuare cambi. Comunque, non capisco perché ce lo dice in continuazione il fatto che non si effettuano cambi. Salva e continua. Ale. Perfetto. Perché non mi sembra una cosa da ripetere ogni volta. Cioè, se servono solo a acquistare i soli blu, acquistiamo i soli blu. Cioè, non è che... È per quello che mi sembra strano. Cioè, il fatto che lui ti dica quello, mi sembra proprio che voglia dire: ehi, non serviranno solo per i soli custodi, non soli blu. Dopo i cuori custodi, anche i soli blu. Bene, questo però è un sole blu. Vedete, al momento è blu. Dai, lasciatevela, passatevela. Il mistero della Torre Gioconda. La Torre Gioconda qual era? Mica me la ricordo questa. C'è da vedere. È praticamente un altro livello. Ah, ed è proprio lì davanti a noi. Tutto sta a capire come arrivarci. Ora, andiamo a vedere una cosa. No, visto che io in teoria l'ho sbloccato l'altra volta, no? Questa specie di scorciatoia. Vediamo un po' se è rimasta. Cioè, se rimane di livello in livello. Perché se non rimane di livello in livello, a che mi serve? È quello che non riesco a capire, no? Dovrebbe essere proprio quella che ho sbloccato io. Questa qui, quella che ho sbloccato l'altra volta io. Ed è rimasta. Quindi sbloccarle serve. Perché rimane. Figata questa. Ci proviamo? Io ci proverei, eh. Non so se ci arriviamo. Sì che ci arriviamo. Grandissimi, grandissimi. Così, con moneta blu presa incorporata. Ottima prova questa. Ce n'è altro? C'è altro? Ma sapete che forse era anche la zona giusta dove entrare? Cioè, dalla quale entrare qui dentro? Perché sono molto alte le impalcature l'una tra l'altra. Quindi non so se c'era modo farlo in altro. No. Con una vita sola. Chi lo fa? Galaxy. Cioè, questo è Galaxy comunque. Really? C'era un livello del genere? Nell'uno o nel due di Galaxy? Sono sicuro ci fosse un livello simile. Ma proprio al tipo 100%. Tra l'altro io devo ricordarmi che non ho il razzo, il jetpack dietro, il retrorazzo, il jetpack o come lo volete chiamare. Quindi devo stare ben attento. Questa la voglio. Questa la esigo. Ok, calma Ale. Non mi serve ragazzi, perché sennò va a finire male. Visto che andrà a finire male, almeno cerchiamo di farla finire male in un certo modo, no? Tipo, appunto. Quando ho detto che andava a finire male, ecco che cosa intendevo. Speravo che il nostro Mario si aggrappasse alla cima di quegli ingranaggi. Così non è stato. Perfetto, alla grande così. In pratica abbiamo una prima parte dove... non vedo grossi problemi, onestamente. Almeno... Prima, forse ho avuto fortuna io, non lo so, ma mi è sembrata abbastanza fattibile questa parte. E continua a sembrarmi fattibile questa parte. E poi arriviamo qui, che è la fregatura. Perché tra l'altro non mi fa il salto a parete, eh. È per quello che io ho riprovato adesso a fare il salto a parete, ma non me l'ha fatto. Domanda. Come faccio a stare in piedi qui? Zitti tutti. Per favore, zitti. Zitti tutti. Zitti tutti.
Va bene così. Allora, ho la vita, l'ho ripresa, lì ce n'è un'altra. Quella è la vita fregatura della serie. Se te la prendi, tanto ci muori. Ah, però io te la metto, almeno cerchi di prenderla e nel frattempo ci rimani. Va bene così. Tutto regolare. Come vi ho detto, se cerchi di prenderla, ci rimani. Ed è quello che succederà. Guardate voi, mi sono... Non è stata per la one-up, è stato quel coso rosso lì dietro, maledetto lui. Mi sono incastrato lì, cioè il Mario si è incastrato lì palesemente. E non ho capito neanche perché. Però in teoria abbiamo guadagnato una one-up, quindi... Non siamo più a zero, cioè, ho una possibilità in più, quindi. Bene, sono abbastanza soddisfatto di ciò, in ogni caso, va bene. Una presa. Qui sono messo malissimo, perché non riesco più a capire da che parte devo stare. Ok, telecamera, dammi una mano. Che è quasi una bestemmia da dire. Praticamente, telecamera, dammi una mano. Non funzionerà mai. Quindi, ok. Questo è enorme come piattaforma. Ok. Qui ci siamo arrivati. Che è anche l'ultima, tra l'altro, questa. E lunghi così. Bellissimo. 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 Livello spettacolare questo. In cui abbiamo recuperato ben due one-up gira e rigira tra quelle perse e quelle guadagnate. Siamo un più due come. Risultato finale, il che è veramente ottimo ed è veramente bello. Questo è stato. Questi livelli mi piacciono tantissimo, ma proprio tanti. No, forse un più 3 addirittura. Addirittura un più 3 era. Perché eravamo a 0, ora sono a 3. Quindi, wow, alla grande, non me ne ero reso conto. Io direi di fare anche questo ritorno del calamarcio e vedere un po' che succede, perché dovrebbe essere una boss fight. Così almeno completiamo questo episodio con quella, appunto, che dovrebbe essere un nuovo boss fight. Esatto. Stavo pensando, da dove ci arriviamo lì, quindi? Inaspettato, questo è. Io direi di utilizzare la scorcia. Giusto per capirci, onestamente, passerei di sotto. E userei quella che abbiamo sbloccato prima. Tanto per vedere un po' come siamo messi e vediamo un po' se riusciamo anche a passare dalla parte destra. Ve lo ricordate? A sbloccare anche la zona a destra. Vediamo un po' se ce la facciamo, eh. Vedete lì? C'è quella zona da sbloccare. Secondo me ce la facciamo. Sì, ce l'abbiamo fatta, grandi. Ottimo, così almeno apriamo anche questa scorciatoia. Perché, esatto, c'era anche qui. Non mi sembra una grande cosa, però. C'è una moneta blu, guardate di là. Vedo c'è una E, cioè, nel senso, c'è una M da ripulire. E quindi c'è una moneta blu, perché quella M ci darà una moneta blu. Credo almeno. Ora vediamo. Per ora le M mi hanno sempre dato monete blu, esatto. E c'è il potenziamento. In alto. Ora, dov'è? Aspettate un po'. Io devo arrivare fino là. Quindi devo buttarmi giù da questa zona. Ma onestamente, allora no. Non gradisco per niente quel potenziamento io. Preferisco questo. Per un semplice motivo, noi facciamo questo. E poi arriviamo di qua. Molto più semplice di. Ok. Molto più semplice del previsto relativamente. Mario, occhio, perché quella cosa è bellissima. Ma è anche rischiosissima. Perfetto, fregato. No. Preso. No, ma guardate voi. No, non doveva finire così. Quello è mio. O forse no. Ma forse lo è adesso. Ma guardate voi. Ma perché non me lo prende? Allora lo facciamo tirare a caso. Bello. Qual è il problema? Ok. Non me lo agganciava. Erano già due o tre volte che mi faceva quella cosa e non riuscivo a.
sistemarla per bene. Ok. Siamo anche disallineati rispetto all'altezza, ma va bene così? Rispetto all'asse Y, ma va bene così? Occhio Ale. Dai che stavolta lo prendi. Nel senso lo prendi in testa. È già una cosa positiva. Vieni qua. Guardate voi. L'ho evitato di poco. Accidenti a me. Ma guardate voi, eh. È tosto. È tosto il maledetto. Però ce l'abbiamo fatta. Ora, sistemati gli arti, passiamo al tappo. Bellissimo. Ah, stavolta è singolo? Ah no, ecco, infatti mi pareva. Era così anche la scorsa volta? Inizio ad avere qualche dubbio, onestamente. Sì, ma anche nell'altra boss fight era in questo modo. Sì, ma sì che era così. Vieni qua, che ce n'è un altro qui di questi, di queste zampette. Non saprei come chiamarle, onestamente. Intanto ricoliamo un po', così almeno. L'avevo preso. Ah, l'avevo. Troppo. Questo è il salto con la corda, che è abbastanza inutile da utilizzare. Perché in pratica, avete visto, non mi ha preso. Ma la vuoi agganciare? Cioè, ha un aggancio che non funziona palesemente. Cioè, qualquadra che non cosa in questo aggancio. La scorsa volta non faceva questi trucchetti. Quindi non ho ben capito cos'è che lo... Guardate. Cos'è che a volte lo fa agganciare all'arto oppure no? Alla zampetta. Non ne ho la benché minima idea. Noi intanto gli prendiamo il naso e glielo tiriamo per l'ennesima volta. Vieni qui. Dai che ci siamo. Yes. In orbita per un'altra volta. Per la seconda volta. E poi in acqua. Bellissimo. L'importante è aver vinto anche stavolta ed aver preso anche la moneta blu. Una moneta blu, quella che abbiamo visto, se non altro. Da qui si riescono a vedere altre monete blu, per caso. Già che ci siamo. Perché queste cose, queste grate non mi portano a nessuna moneta, onestamente. Ma, una domanda. Sì, quella lassù c'è anche qui. E c'è anche quella sulla gru. Allora sono condivise. A parte qualcuna forse speciale. C'è anche quella in acqua. Ma quindi io prima l'ho presa, quella che portava lì dentro. Mi sta venendo il dubbio adesso, ragazzi, perché ci sono tutte le monete blu. Le vedo tutte. Quindi perché non ci dovrebbe essere anche quella laggiù? Perché non ci sono neanche le altre monete. È una cosa proprio del secondo livello, quindi forse è per quello che non c'è. Ok, va bene, va bene. Non ci incaponiamo troppo. Poi tanto riprenderò tutti i vari livelli per completarli per bene con tutte le monete blu. Ma prima andiamo avanti. Cerchiamo di fare comunque una buona esplorazione. Questo ci tengo a farla, in ogni caso. O almeno a vederle, a inquadrarle le monete blu. Se poi è troppo incasinato arrivare a prenderle. Ma comunque cerchiamo di fare il nostro meglio. E poi, quando arriveremo alla fine del gioco, magari tornerò indietro per prenderle tutte, per andare a raccoglierle tutte le monete blu. Questo sì, questo lo voglio fare, rigorosamente. Per questo episodio di Super Mario Sunshine direi che ci possiamo salutare qui. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video, se il video vi è piaciuto. Mi raccomando di condividerlo sui vostri social, ovviamente, se vi va, se vi fa piacere. Sono rimasto zitto un attimo, perché non vorrei che da qui, se io mi lancio, non vorrei poter arrivare all'altra torre. È probabile. Io l'adoro, ragazzi, queste cose, quindi le devo provare, no? Ripuliamo sta campana. Ripuliamola relativamente, perché... Mm,
Beh, funziona, sì, più o meno, all'incirca, molto all'incirca, ma funziona. Quasi pulita del tutto. Dove devo colpirti per ripulirti completamente? Perché manca più veramente poco, però non volevo neanche volare di sotto. Ok, ci siamo. È pulita. È un sole. Yes! Un sole! C'è un problema! Come ci arrivo io di sotto? C'è un tombino. Quindi ci si arriva da quel tombino. E dove trovo quel tombino? È lì dentro dove c'è l'altro sole, per caso, il tombino? Sembra di no, onestamente. Scusate, prima di salutarci, ho sbloccato un sole, dai, non posso lasciare così. C'è modo passare sotto da qui? Perché questa è la zona che già conoscevamo, ma magari adesso riusciamo ad andare. Eh no, non ci riusciamo ad andare di là invece, vedete? Mario. Ok. Mariuccio. Dannazione. Chissà come ci si arriva allora qui dentro. Chissà come ci si arriva lì dentro allora. Perché il tombino l'ho visto, ma da... Dov'è l'ingresso? Cioè, il tunnel che ci porta lì, quale sarebbe? È qui sotto da qualche parte, forse? Non mi sembra, onestamente. Quindi forse lo dovrei lasciare lì? Non vedo tunnel neanche qui. Ci sono quegli spruzzi, ma non c'entrano niente con i tunnel. Ah! C'è quello, è vero! È vero, c'era questo! Che l'avevamo visto la scorsa volta, ma poi non ero arrivato a prenderlo. Tra l'altro la One Up te la rimette... Dove stiamo andando? What? Ma che... Ok, da qui stiamo tornando indietro, ma è abbastanza inutile farlo. Forse questa ci manda all'isola dove è il nostro avversario. Vedete, c'è un'isola lì davanti. Ah, abbiamo ottenuto una moneta blu, ma alla grande! Ci proviamo ad andare, eh. Vediamo un po' che c'è a quell'isola. Giusto al volo, così. Tanto per, già che ci siamo, mi sembra abbastanza stupido non andarci adesso. Tanto, non vi preoccupate, ho intenzione di finire l'altro mondo, prima di fare qualsiasi altra cosa in giro. Ciao, ti andrebbe di fare un lavoretto per me? Mi potresti portare un po' di frutta? Mi servono noci di cocco, portamene 3 per favore. Porta qui la frutta e mettila nel cesto, va bene? Non ho idea di come... Come faccio a... La butto giù così? Ah, ok. Come ce la metto nel cesto? Scusate, come dovrei fare io a mettergli la frutta nel cesto? Proviamo con Y. Ah, la prende. E poi la posso rilasciare qui dentro, quindi. Se trovo il tasto giusto? Sì. Funziona. Ok. Beh, già che ci siamo, dai, lo facciamo, tanto ci vuol poco. Non così... No, no. È volato in giro, bellissimo. No, ragazzi, allora... Eravate andati tanto bene prima, com'è che ora non funzionate più, giusto per dire? Ce n'è uno che l'ho lanciato? Ma questo è uno spettacolo, comunque. Ok, questo è rimasto qui, perfetto. Meno male. Ok, ne manca solo una, quindi. Grandi.
Cioè, grandi no, perché veramente ho fatto schifo, però. Giusto per. Quasi finito l'acqua, ma ne abbiamo talmente tanta qui intorno che non è certo un problema quello. Rialzati, Mario, che manca l'ultimo frutto. Ultimo noce di cocco. Non ci credo, ok. Yes! Sganciamo moneta blu. Grazie, carissimo. Yes, immaginavo. Ok, perfetto. Allora, con questa moneta blu presa, io sono soddisfattissimo in questo mondo. Noi ci possiamo salutare qui. Dovrò scoprire come arrivare a quel sole che ho sbloccato. E lo devo scoprire in tutte le maniere. Lo scopriremo. Fatemelo sapere voi nei commenti nel caso. Spero di poterli leggere in tempo, anche perché non credo che ritornerò a breve a cercare di prendere quel sole. Quindi voi scrivetemelo. Molto probabilmente mi aiuterete più di quanto pensate. Vi saluto qui. Noi ci vediamo al prossimo episodio con Super Mario Sunshine.